Buongiorno a tutti e benvenuti all'oroscopo del segno della bilancia di dicembre 2023. Ringrazio per la richiesta e come sapete io non faccio l'oroscopo mensile se non mi viene chiesto, faccio solo quello settimanale di default, per cui ringrazio la persona che mi ha chiesto l'oroscopo della bilancia di questo mese. Allora, cominciamo come sempre a capire dove sono i vari corpi celesti, perché non sono tutti pianeti, all'interno dello zodiaco. Allora, il Sole si trova in Sagittario ed è quindi in sestile rispetto al segno della bilancia. Dal 21 va forse nel peggiore delle combinazioni possibili per quanto riguarda la bilancia, perché va in Capricorno. Il Capricorno è il segno, dista due segni dalla bilancia, in cui gli aspetti sono in quadratura, quindi quando vi dicono che un pianeta transita, entra nel Capricorno, quello è il momento in cui entra in quadratura rispetto al vostro sole di nascita. La luna nuova sarà in quadratura il 13, quindi ricordatevi questo giorno abbastanza rognoso, ma poi lo vedremo, mentre sarà il 27 piena, sempre in quadratura, perché il cancro è l'opposto del capricorno, ma è sempre ai vertici del quadrato, che potete vedere, vedete, 1, 2, 3 e 4, sono i vertici di un quadrato dove quando ci sono gli aspetti, questi aspetti sono di quadratura. Mercurio è in sestile, ma dal 2 va in Capricorno e quindi va in quadratura anche lui. Il 14 inizia retrogrado e il 24 si trova retrogrado in sestile in Sagittario, quindi va prima avanti questo pianeta fino al 14 e poi torna indietro. Moto retrogrado, questo perché Venere è il Sole, Venere e Mercurio, essendo interni questi due pianeti, non possono mai allontanarsi più di tanto. Sistema geocentrico. Marte è in sestile in Sagittario, Giove è in quinconce in Toro, che è un aspetto che sapete può essere sia positivo che negativo, Saturno in modo retto è in quinconce in Pesci, Urano in modo retrogrado, altro quinconce in Toro, Nettuno è in quinconce in Pesci, in modo retrogrado, ma dal 7 va in modo retto. Plutone è in quadratura, ma quello c'è ormai da tanto di quel tempo che potremmo anche non considerarlo. Allora, partiamo dall'amore. Abbiamo detto che Venere è nel segno e tra un po' passa dal 5 passa in Scorpione e poi dal 30 passa in Sagittario. Sono tutti aspetti abbastanza buoni. Però è importante che questo dicembre risolviate quelle che sono le questioni sentimentali più importanti. Il pianeta che vi guarda meglio da questo punto di vista è vostro amico sempre. Anche il Sole e Marte, finché il Sole non cambierà e andrà a finire nel Capricorno, vi aiuteranno decisamente a dipanare masse anche molto complesse. Queste masse possono riguardare il partner, ma possono riguardare anche la famiglia del partner o i rapporti del vostro partner con la vostra famiglia, quindi suoceri, suocere, cognati, eredità, tutta quella roba anche abbastanza brutta che a volte capita. Quindi è ancora un periodo molto buono per poterci lavorare. Attenzione perché sotto le feste, con Mercurio nel Capricorno e il Sole nel Capricorno, tutte le questioni che sono legate a questi transiti di denaro familiare si complicano tanto. Quindi, mio consiglio serio, non mettetevi a discutere durante le feste di soldi, perché avete soltanto da perdere e quasi tutti contro. Quindi cercate di essere. Durante le feste, godetevi le feste, non pensate, si parlerà poi di soldi. E è un momento in cui siete molto solidi e quindi potete dispensare consigli, potete fungere da ancora per
le persone che sono, che ne hanno bisogno. I partner che scelgono un bilancia di solito lo scelgono proprio perché è una persona che ha una solidità interessante, non è il segno più solido dello zodiaco sicuramente, però proprio per effetto della bilancia c'è un motivo probabilmente perché l'anno fu diviso in una certa maniera e il sole anche, tanto è vero che negli altri lo zodiaco è una cosa soltanto europea. Se usciamo lo zodiaco cinese o quello probabile sudamericano, ma anche quello diciamo precedente ai greci, non è che avesse così chiaro come il sole lavorava con i segni, quindi attenzione a questa cosa qua, non pensate che lo zodiaco in tutto il mondo sia uguale, se andiamo in Arabia già le case sono diverse, è uguale soltanto il modo dei pianeti e nemmeno. Quindi detto ciò, per farvi capire un pochino come funziona il nostro mondo, che è sempre molto interessante, l'uomo della bilancia, la donna della bilancia hanno questi momenti di equilibrio che sono molto importanti perché durano tutta la vita, cioè potete sempre contare su dei giudizi che sono elaborati bene. Questo è molto importante. Naturalmente, quando poi va in crisi, la prima cosa che va in crisi nella bilancia è la capacità di giudizio. È il senso di giustizia, ne abbiamo parlato quando abbiamo dedicato il mese di nascita. Giove e Nettuno sono abbastanza favorevoli se consideriamo la casa. Dovete sapere che se il sole esistono le case relative, no? Quindi di solito si conta la prima casa nella bilancia e si va avanti così in questa maniera. Quindi vi trovate qua con i pesci, basta contare 1, 2, 3. 4, 5 che le trovate all'interno della sesta o della quinta, se stiamo parlando di case relative, e quindi sono in un aspetto abbastanza interessante per quanto riguarda la spiritualità dell'amore, e quindi magari questa cosa, gli aspetti di Saturno, vi faranno recuperare del tempo e vi prepareranno a una grande svolta che è bene meditare nel momento in cui siete più rilassati. Potrebbe essere comprare una nuova casa, fare una famiglia, potrebbe essere anche decidere di avere un altro figlio. Il primo figlio la vedo difficile, ve lo dico per un fatto di aspetti astrologici, però magari chi già ne ha uno potrebbe decidere in questo momento di relax, in queste festività, nonostante gli aspetti in Capricorno che abbiamo detto, di magari aumentare la propria famiglia. Io poi allargo sempre, però molte volte gli amici che hanno gli animali mi dicono: ma tu non parli mai dei nostri animali? E perché diciamo c'è poca letteratura su questo. E, beh, esiste un modo per parlare anche degli animali, però quelli lì del lavoro, ed è propizio anche quello. Quindi immagino, se facciamo un surrogato un po' dell'astrologia, che molti di voi potrebbero anche pensare di allargare la propria famiglia con un animale da compagnia. Ve lo dico come cappello perché c'è un aspetto interessante, lo declino da questa parte perché è una tendenza odierna, però sappiate che è buono per voi della bilancia, per esempio, è un buon momento per acquistare il bestiame. Ecco, ve l'ho detta così come l'astrologia classica l'avrebbe detto. E è un momento in cui siete molto bravi a esprimervi e quindi esprimerete molto bene quello che provate, e questo da parte del vostro partner o se siete single, da parte della persona che cercate di conquistare sarà molto interessante. Parliamo proprio dei single. Allora, un concetto: più state in giro, più Venere e Marte vi aiutano. Quindi cercate di non riposarvi mai dal punto di vista affettivo, cioè chiedete al fisico, se volete dei risultati in amore, chiedete al fisico di non riposarsi mai. Prima che il Sole vada in Capricorno, cioè prima del 21, fate di tutto e di più, perché avete l'energia per farlo, avete il fascino per farlo. Le finanze non vi aiuteranno tantissimo dal 2 dicembre in poi perché va in Capricorno Mercurio, però diciamo che i moti relativi continueranno a sostenervi finché non vi abbandona anche il sole. Quindi se siete dei single, il fascino l'avete, l'energia l'avete, state in giro sempre. Più state in giro, più gente conoscete e più il cielo che avete sulla testa vi aiuterà, soprattutto vi aiuterà a fare un po' di selezione. Non è detto che dobbiamo sempre prenderci, dobbiamo essere sempre scelti. Caro bilancia, è il momento di scegliere. Ecco qua. E una cosa che posso consigliarti è evitare persone fintamente focose. Cioè,
cioè quelle che parlano molto, ma poi stringi, stringi, sono persone che sono poco interessate o disinteressate all'ambito sessuale del rapporto, che adesso, caro Bilancia, tu senti particolarmente importante per lo sviluppo dei tuoi sentimenti, anche interni, e non solo dei tuoi bisogni. Bene, il lavoro non ha la stessa lucidità dell'amore. Si è meno lucidi sul punto di vista del lavoro. Mercurio ha quella quadratura quasi tutto il mese, quindi potete immaginare, e questo non farà che scoraggiarvi man mano che va avanti. Poi quando andrà all'inverso sarà ancora peggio. E vi racconto un aneddoto per raccontarvi un po' quale sarà il vostro mese lavorativo. C'è un passaggio del Vangelo dove Gesù dice a San Pietro, ancora non è santo, a Pietro quindi, a Simone, che un giorno lo porteranno dove lui non vorrà andare. E sarà un po' quello che succederà a voi, nel senso che il destino vi farà fare delle cose che non, a cui non siete proprio, di cui non siete proprio entusiasti, però, proprio come San Pietro, la gloria sta nascosta là dietro. Proprio il fatto di aver fatto questo lavoro in questo momento, di esservi, di aver dovuto per forza sottostare a questo periodo lavorativo che non vi piaceva, vi farà guadagnare un bonus da spendere molto in primavera. Quindi leggetela in questa maniera, magari fate il patto prima di dire sì, io lo faccio, però poi devo avere un ritorno importante da questa mia scelta. Sul lavoro sono possibili cambiamenti, anche sconvolgimenti. Cambiare ufficio, cambiare, lo so che è dicembre, però io dico quel che vedo, e cambiare ufficio, cambiare collaboratori, tutte quante cose che danno abbastanza fastidio alla bilancia. Soprattutto alla bilancia dà molto fastidio, per senso di giustizia, non guadagnare quanto merita. E questo è un mese dove purtroppo funziona così. Soprattutto attenzione alle male lingue, un cielo pettegolo, l'abbiamo già detto. E dal momento in cui Mercurio torna nel segno del Sagittario, quindi devo andarmela a rivedere, dal 24 dovreste cominciare a vedere un po' di luce. È chiaro che se ragioniamo con l'Italia, dal 24 al 30 non si fa niente, però lo stato d'animo sarà sicuramente migliore. Andiamo a parlare un po' della salute. Allora, è un momento buono dove Venere vi aiuta a cambiare abitudini, immagini, look e anche fisico. Quindi, capisco che è dicembre anche qui, poi sembra che qui l'oroscopo sia sempre legato alla società, in realtà in buona parte lo è, però è un momento ottimo per iniziare, per iscriversi in palestra. Magari sfruttate il fatto che se vi iscrivete a dicembre vi regalano il mese di dicembre perché inizia l'anno, è un po' una battuta, ma non è. E perché tutto quello che nasce sotto questo cielo vi aiuterà ad essere più belli. Quindi ricordatevi questa cosa. Però, cosa importantissima, non dovete contare su voi stessi, cioè o siete dei trainer veri oppure non ci provate, perché il bilancio, essendo estremamente autocritico, non andrà da nessuna parte. Esempio, comprate dei pesi, ve li mettete dentro casa, vedete che dopo una settimana non è successo niente, li abbandonate lì e prima o poi li andate a portare a qualche mercatino. Quindi non comprate attrezzatura, ma andate dove questa attrezzatura già c'è, dove c'è una persona che vi può consigliare al meglio per questa cosa. Parliamo dei giorni fortunati, che ormai sono diventati uno dei nostri marchi di fabbrica. Allora, il primo ce l'abbiamo davanti ed è proprio il primo di dicembre. Primo di dicembre è abbastanza interessante, ci sono pochi aspetti in cielo, quindi siete abbastanza fa per fortune vostre, ma come vedete c'è un asse, Venere fa molti aspetti simpatici e c'è anche un asse con la Luna, e quindi che è in quadratura, quindi è l'unico aspetto che dovete evitare insieme agli altri due, però il resto del cielo è abbastanza sgombro. Il Sole si unisce a Marte e quindi questa è una cosa buona perché è nell'amico segno del Sagittario, e poi c'è il sestile tra
Saturno, di cui abbiamo parlato, nel segno dei pesci, che per quanto riguarda le questioni sentimentali e familiari è ottimo, e è Mercurio. Andando più avanti, avvicinandoci di più alle feste, avremo come giorno interessantissimo il 15 per il segno della bilancia, che è questo giorno qui. Andiamo a vedere nuovamente gli aspetti. C'è questa opposizione di Giove a Venere e naturalmente anche quella di Urano, che sono entrambi nel segno del toro. C'è però il sestile della Luna con Nettuno, che come vi ho già detto è nel segno dei pesci, quindi è un ottimo aspetto per voi, nonostante questa quadratura del Sole che però già starà andando via quel giorno. Di molto interessante c'è il trigono di Mercurio con Giove, che di fatto annulla gli aspetti gioviani di opposizione a Venere. Qui sarà una giornata particolarmente importante per il vostro prestigio, dico io, accademico. E sarà anche un giorno in cui potrete ottenere abbastanza sul piano sentimentale spendendo poco. È questo qua, questo aspetto qui. C'è abbastanza sgombro quando il cielo è così, alla bilancia piace tantissimo perché può decidere molto bene il suo destino. C'è poi la coda dell'anno, che è il 29, che è un'ottima giornata. C'è qualche aspetto in cielo, ma come vedete non sono quegli aspetti complicatissimi. I pianeti sono abbastanza distribuiti. Il Sole è in Capricorno, chiaramente. E come vedete, c'è, a parte il trigono tra Giove e il Sole, che fa fuori praticamente questo pianeta dagli aspetti negativi, c'è questa bella congiunzione tra Marte e Mercurio, per cui l'universo maschile del mondo zodiacale ne ha da vendere, ma poi c'è il trigono di Venere con Nettuno, che è sempre nel segno dei pesci, che ci aiuta a pensare, questa è la cosa che vi dicevo rispetto ai sentimenti, ci aiuta a pensare a imbellire i nostri sentimenti. Inoltre, potreste avere dei sogni premonitori perché c'è questo bellissimo sestile di Venere con Plutone, che pur essendo in quadratura, in questo momento va ad opporsi alla Luna e quindi tutto sommato potrebbe dare al segno della bilancia, che sarà un po' in mezzo a questo fuoco, perché l'abbiamo detto, la Luna sta nel segno del Cancro, quindi opposta, Plutone sta nel segno del Capricorno in quadratura. Bilancia in mezzo a queste cose qui, siccome ha due quadrature da una parte e dall'altra, essendo lo spigolo di quel quadrato, questo per spiegarvi un po' di astrologia, potrebbe avere un'importante intuizione notturna. Come sogno intendo anche il sogno ad occhi aperti, però notturna, nelle ore notturne è sicuramente molto più interessante. Mi raccomando, seguite questa intuizione. Detto ciò, io vi saluto, ringrazio ancora l'amico che ci ha permesso di parlare del segno dei gemelli, e vi aspetto alla prossima. Vi mando un bacio.